Assessore, è stato già aperto da qualche giorno il bando per l'assegnazione e gestione provvisoria dell'impianto delle Naidi, dunque c'è una schiarita che potrebbe far pensare, ipotizzare a una riapertura a questo punto a settembre. Sì, il nostro goal, il nostro target, il nostro obiettivo è quello di riaprire il complesso Le Naiadi. La nostra unica apprensione, l'unica necessità che io come assessore allo sport avverto, non soltanto perché Le Naiadi rappresentano una centralità nell'ambito del nuoto per la città di Pescara, ma perché sono un simbolo dell'intero Abruzzo e dell'intero centro Italia, un complesso incredibile che ha passato delle stagioni travagliate e che deve vedere assolutamente una schiarita. Ecco perché io ho tifato sempre perché non ci fossero implicazioni politiche o partite da questo punto di vista. Vanno valutate tecnicamente le dinamiche complesse che riguardano un centro così grande e così difficile da gestire. Non è casuale che chiunque si sia cimentato con una gestione di questo tipo abbia avuto delle difficoltà. Ci siamo impegnati a fare uno studio per verificare la fattibilità di un percorso che possa riguardare anche il pubblico. C'è ancora un project che abbiamo approvato in giunta. Sono fiducioso sul fatto che l'ambito tecnico, che è molto preparato, questo della Regione Abruzzo, dell'ambito sport, dell'impiantistica sportiva, sia in grado di dare gli opportuni elementi per poter prendere la decisione politica migliore.